ragazze e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Ragazzi, oggi sono qui di nuovo per parlarvi di un fuori di melone del nostro bel paese. Ho deciso di parlarvi di lui perché in effetti è come se avesse vissuto due vite. Spesso, per molti, la famosa seconda possibilità c'è, spesso è casuale. Ma arriva, ed è stato proprio così per Maurizio Minghella. Purtroppo però Maurizio non ha giocato bene le sue carte, la sua seconda possibilità è andata totalmente in fumo. Ed oggi deve scontare un ergastolo per omicidio. Ma come al solito proviamo a ricostruire la vita di Maurizio Minghella. Proviamo a conoscere l'uomo, e lo facciamo come al solito attraverso il suo passato. Chi è Maurizio Minghella? Nasce a Genova, il 16 luglio del 1958. Però nasce asfittico, a causa di un parto cesareo. L'asfissia di un neonato al termine della gravidanza è una condizione che si presenta quando il neonato non è in grado di completare tutte quelle trasformazioni che gli permettono di essere autonomo dal punto di vista respiratorio immediatamente dopo il taglio del cordone ombelicale. Questa condizione porta a scarsa ossigenazione ed eccessiva acidità nel sangue del neonato. Maurizio i primi anni di vita li passa nei palazzi popolari del quartiere di Bolzaneto. Un quartiere che per l'esattezza si trova nella Valpolcevera. Quando ha 6 anni vive insieme ai suoi 4 fratelli maggiori. La separazione dei genitori. Ad essere precisi, quando suo padre abbandona la famiglia, Maurizio è talmente piccolo da non ricordarsi neanche più la sua faccia ormai. Questo ovviamente porta Maurizio a subire delle conseguenze importanti. La madre di Maurizio si ritrova da sola a dover crescere ben 5 figli. Lavora tantissimo, anzi ha più lavori, e tenta sempre di affidare i figli a dei vicini affidabili oppure a degli amici, fino a quando si rende conto di non farcela più. È allo stremo delle forze e quindi si lega ad un altro compagno. Questo uomo però purtroppo, la madre di Maurizio, lo porta nella sua vita un po' troppo in fretta, così come lo fa entrare in casa sua un po' troppo in fretta. E infatti si ritrova un compagno che non solo maltratta lei, ma anche i suoi figli. Lo stesso Maurizio Minghella successivamente dirà queste parole esatte: beveva in continuazione e ci metteva le mani addosso di brutto. Posso dirvi che lo detestavo parecchio. Sovente ho sognato di farlo fuori stringendogli una corda al collo da dietro le spalle. E già in questo caso troviamo il primo punto traumatico nella vita di Maurizio, ossia la vita familiare. Un po' come tutti i casi che vi vado a raccontare, il bambino vive fin da subito un conflitto tra suo padre e sua madre. E poi, senza neanche quasi rendersene conto, arriva a subire violenza da un uomo che per di più non è neanche suo padre. In ogni caso, Maurizio cresce in questo ambiente chiaramente conflittuale e totalmente malsano. E inizia la scuola. Ma anche qui, ragazzi, sorgono dei problemi. Perché il bambino frequenta la scuola ma non riesce in alcun modo a superare la seconda elementare e la continua a frequentare fino ai suoi 12 anni. Non solo ha difficoltà a studiare o a rimanere attento, ma è anche un bambino parecchio pericoloso e manesco, in quanto attacca spesso i compagni e addirittura prova a tappargli naso e bocca per non farli gridare. E infatti, per i suoi 12 anni, Maurizio smette di frequentare la scuola. Anche a causa della sua tendenza ad essere manesco. Insomma, agli insegnanti non fa piacere che un ragazzino ormai 12enne si trovi in contatto con dei ragazzini di 7 anni quotidianamente. Maurizio quindi, appena lasciata la scuola, inizia a fare dei piccoli lavoretti. Per poi trovarne uno un po' più costante, ossia il piastrellista. Il punto però è che Maurizio fa anche dei lavoretti non troppo leciti. Insomma, ruba scooter, moto e automobili. Maurizio in giovane età sfreccia in Valpolcevera e dintorni con auto rubate. Diventa un pugile dilettante. Il suo lavoro ufficiale e lecito è quello del piastrellista. E infine di sera Maurizio è un assiduo frequentatore di discoteche e balere. Nella Genova degli anni 70 Maurizio Minghella si comporta da bulletto. Ha tante ragazze che gli ronzano intorno e ben presto viene soprannominato il travoltino della Valpolcevera, perché il suo idolo indiscusso è proprio John Travolta. La polizia della zona però ovviamente non lo conosce come il travoltino, anzi lo conosce come quello che ruba le auto. Maurizio ruba solo determinati tipi di mezzi, non tutti. Più precisamente per quanto riguarda le macchine si concentra sulle utilitarie, più precisamente sulle Fiat 500 e 850. Arriviamo al 1977 quando Maurizio, a 19 anni, viene esonerato dal servizio militare a causa di disturbi psichici. In realtà più precisamente indicano in lui una grossa forma di immaturità. Insomma, Maurizio è un ragazzo un po' sbandato, ma si ferma lì, non farebbe mai del male a nessuno. E invece si sbagliavano di grosso. Andiamo avanti comunque. Maurizio sostiene di essere convolato a nozze per scommessa, sempre nel 1977, con una ragazza quindicenne di nome Rosa Manfredi. Rosa Manfredi però
ha diversi problemi nonostante la sua giovane età. Infatti ha già una dipendenza da psicofarmaci. Rosa, poco dopo il matrimonio, rimane incinta. Però, purtroppo, perde il bambino. Questo è un trauma davvero molto importante. Anzi, questo è letteralmente un episodio chiave per Maurizio Minghella e per la sua personalità da fuori di melone seriale. L'uomo, mentre soccorre sua moglie, si ritrova le mani grondanti di sangue. Ed il sangue è un elemento con una forte simbologia. E Maurizio col tempo trova nel sangue un simbolo in particolare, l'appropriarsi della vita altrui. Però c'è da dire una cosa, a prescindere dalla perdita del bambino, nella coppia di certo le cose non sono così rose e fiori. Tanto che Maurizio, sia prima che durante il matrimonio, va spesso con delle prostitute. Inoltre, poco dopo la perdita del bambino, Rosa, sua moglie, viene a mancare per un overdose da farmaci. Successivamente avviene un ennesimo episodio nella vita di Minghella che fa nascere e crescere in lui un'attrazione quasi morbosa per le persone senza vita, ovvero la tragica scomparsa di suo fratello a causa di un incidente in moto. Per accrescere questa sua attrazione morbosa, Maurizio si reca sempre più spesso all'obitorio di Genova. In questo modo non solo può vedere i corpi di persone senza vita, ma può anche sentire chiaramente le grida di dolore e di disperazione dei parenti delle vittime. E a Maurizio questo piace. L'uomo trae piacere nel vedere gli altri soffrire. Arriva il 1978, anno in cui Maurizio viene nuovamente visitato a livello psichiatrico. I medici trovano uno stato ansioso in un soggetto immaturo e inoltre notano un'insufficienza mentale. Però vedono anche una personalità dai tratti davvero enormi. Quindi viene mandato alla clinica psichiatrica di Genova per sottoporsi al test del QI e risulta di 70. Traduzione, le capacità mentali di Maurizio Minghella sono al limite della media. Arrivano i 20 anni per Maurizio ed esplode, inizia a compiere i primi crimini. Arriviamo al 18 aprile del 1978, quando Maurizio colpisce per la prima volta la sua prima vittima. È Anna Pagano, una prostituta sua coetanea. Per nascondere i resti del corpo, l'uomo si dirige nei pressi di Trensasco, una frazione di Sant'Olcese che si trova nell'entroterra di Genova. Il corpo della ragazza viene trovato da alcuni pastori, la testa è totalmente fracassata e tra le natiche la vittima ha una penna piro. C'è un'altra cosa in particolare. Sulla schiena di Anna Pagano c'è scritto Brigate Rosse. Il fine ovviamente di Maurizio è quello di depistare le indagini della polizia. Però ci sono evidenti errori di ortografia in ciò che ha scritto sulla schiena di Anna Pagano. E infatti sul corpo della donna si legge Brigate Rosse. E quindi le autorità si rendono immediatamente conto della situazione. Non c'entrano niente le Brigate Rosse. Passa qualche mese ed arriva l'estate. È l'8 luglio e Maurizio fa fuori Giuseppina Gerardi a Genova. In questo caso la donna viene trovata in un'auto rubata e poi abbandonata. Arriva il 18 luglio e Maurizio colpisce ancora. La sua vittima si chiama Marina Catena Alba, detta Tina, ed ha solo 14 anni. Maurizio fa violenza su di lei, la strangola, la trascina in un bosco, legandola ad un albero. Il corpo della ragazza viene ritrovato il giorno dopo dagli inquirenti. Poi ecco che arriva agosto, è il 22 per la precisione. La vittima si chiama Maria Strambelli, ha 21 anni ed è una commessa di origine barese. La donna è andata in discoteca con un'amica, però purtroppo non ha più fatto ritorno a casa. Il corpo di Maria Strambelli viene ritrovato a distanza di 9 giorni dal crimine, in un bosco dalle parti di Manesseno, nella periferia nord-occidentale di Genova. A questo punto, a Genova, si diffonde il panico. I giornali definiscono l'uomo che sta commettendo questi crimini così terribili come un mostro. E poi arriva l'ultima vittima per Maurizio. È il 28 novembre e colpisce Wanda Scerra, una ragazza di 19 anni. L'ultima persona a vedere Wanda in vita è stata una sua collega, proprio all'uscita del lavoro. La donna poi sale in macchina con un giovanotto, per poi svanire assolutamente nel nulla. Il corpo della donna viene ritrovato nella scarpata che costeggia la ferrovia Genova-Milano. Wanda ha subito violenza e poi è stata strangolata con la cintura del suo impermeabile. Il suo corpo è lì, abbandonato, vicino alla ferrovia, però è nascosto da un plaid, una coperta. Ed è quella coperta che mette immediatamente sull'attenti le forze dell'ordine, perché proviene da un'auto rubata. Di conseguenza la polizia cosa fa? Prova ad individuare i ladri d'auto della zona. Gli inquirenti iniziano a indagare nella vita privata di Wanda Scerra e in effetti scoprono che la donna conosce un certo Maurizio Minghella. A questo punto la polizia, indagando, scopre che effettivamente la coperta
trovata sulla scena del crimine è chiaramente collegata a Maurizio Minghella. È lui il colpevole. È un ex pugile dilettante di 23 anni che di mestiere fa il piastrellista. Il giovane è noto nella sua zona per il suo carattere un po' insofferente e per di più è esperto nei furti delle automobili. Ma soprattutto, cosa molto importante, Maurizio Minghella conosce almeno due delle vittime perché le frequentava abitualmente. Maurizio viene arrestato nella notte tra il 5 e il 6 dicembre del 1978 e ovviamente viene interrogato immediatamente dall'autorità. Sono necessarie 38 ore di interrogatorio per far confessare a Maurizio Minghella due crimini. Lui sostiene che ha fatto sparire due donne, ossia Maria Strambelli e Wanda Serra. Però Maurizio sostiene di non sapere il motivo per cui l'ha fatto. L'uomo infatti sostiene di non essersi neanche reso conto di aver compiuto tale gesto, in quanto la vista del sangue lo fa letteralmente andare fuori di testa. Scapoccia, come dice Barbie Xanax, scapoccia di brutto, insomma. Maurizio Minghella ha dei veri e propri blackout mentali, in cui davvero non si ricorda assolutamente niente di quello che fa. L'uomo, comunque, cosa fa? Ammette due dei cinque crimini. Secondo la sua versione, lui ha colpito solo Maria e Wanda. Nega assolutamente di aver fatto qualcosa alle altre ragazze. Anna Pagano, Giuseppina Gerardi e Maria Catena Alba, detta Tina, non le ha sfiorate neanche con un dito. Però la polizia non vede altre possibilità, ci sono troppe analogie e troppi punti che combaciano con la dipartita di Wanda Serra e Maria Strambelli. Cosa fanno gli inquirenti quindi? Iniziano ad indagare un po' più a fondo e in poco tempo la dipartita di Anna Pagano viene collegata a Maurizio Minghella. L'uomo infatti, se ben ricordate, ha tentato di depistare la polizia scrivendo sulla schiena della ragazza brigate rosse, ma ha sbagliato. Ha fatto un erroraccio di ortografia e ha scritto brigate rose. È sufficiente una perizia calligrafica per affermare che le scritte sul corpo di Anna sono state fatte da Maurizio. Poi ecco che arriva Maria Catena Alba, detta Tina. L'accusa sostiene che la prova di colpevolezza di Maurizio si concretizza con la presenza nell'appartamento dell'uomo di un paio di occhiali che la ragazza era solita indossare. Arriviamo quindi al dicembre del 1979, quando Aldo Franchini, Franco Gilberti e Giorgio Chiozza dell'Università di Genova sottopongono Maurizio Minghella ad un'ennesima perizia psichiatrica. Secondo gli esperti, il soggetto presenta tratti di psicopatia. Per di più accertano che l'uomo ha dei seri problemi per quanto riguarda la sfera bricconcella. Infatti, viene accertato che l'uomo, nel momento in cui sta facendo le cose malandrine, nel culmine del momento, viene colpito da forti cefalee e crisi d'ansia. Io onestamente, ragazze e ragazze, non ho mai sentito nominare questo tipo di disturbo, mi ha lasciata alquanto basita e perplessa. Ma da diverse fonti si afferma proprio questo. Quindi chiedo a voi, se voi conoscete questo tipo di patologia, vi prego illuminatemi, perché sono davvero tanto curiosa di capire come possano scatenarsi forti mal di testa perché stai facendo le cose birichine e stai per finire. Non lo so, ragazzi, mi sembra una cosa un po' strana, però se voi sapete qualcosa, vi prego, scrivetemelo pure nei commenti. In ogni caso, torniamo a noi. Quando Maurizio viene colpito da queste forti mal di testa e da queste crisi d'ansia non indifferenti, vive nel timore di non riuscire a concludere nulla e quindi di sentirsi svalutato dalla partner. Insomma, di problemi ce ne sono e come. Però Maurizio Minghella non è affetto da infermità mentale, tale da escludere la sua capacità di intendere e di volere. Dopo 10 ore di camera di consiglio e 7 giornate di istruttoria dibattimentale, il 3 aprile del 1981 Maurizio Minghella viene condannato dalla corte d'assise di Genova all'ergastolo. Maurizio deve scontare la sua pena nel carcere di massima sicurezza di Porto Azzurro, nella provincia di Livorno, in Toscana. Maurizio continua a proclamarsi innocente, però in carcere si comporta benissimo, è un detenuto modello. Per i secondini è sempre disponibile, di buon umore, gentile. Non fa mai nulla di sbagliato, non uno sgarro. Maurizio Minghella per 14 anni ha una condotta ineccepibile. Ecco perché nel 1995, all'età di 37 anni, Maurizio ottiene la semilibertà e viene trasferito nel carcere delle Vallette a Torino. Ma parliamo un attimo del regime di semilibertà. Consiste nella concessione al condannato di trascorrere una parte del giorno fuori dal carcere per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Maurizio entra nella comunità di recupero Don Ciotti,
in una delle cooperative del gruppo Abele. Il gruppo Abele è una onlus e la loro missione è questa, cito testualmente dal loro sito: sostenere chi affronta un momento difficile accompagnandolo in un percorso personalizzato per recuperare un posto nella società che lo ha messo ai margini. Fare cultura e proporre azioni concrete di cambiamento dando voce a chi è più debole. E quindi è in questo modo che Maurizio impara un mestiere, ossia quello del falegname. Questa storia potrebbe concludersi qui. La storia potrebbe essere quella di un uomo che nel passato aveva dei problemi, che poi è riuscito a superare durante gli anni di detenzione e lasciarsi alle spalle il brutto passato per ripartire, ricominciare. Una nuova città, ossia Torino, e un nuovo lavoro sono le prime due novità per Maurizio. Purtroppo però Maurizio non si placa, non ce la fa. Infatti Maurizio colpirà ancora. Ma prima di arrivare al vero e proprio tracollo di Maurizio, dobbiamo sottolineare che l'uomo, in semi-libertà, è un ottimo lavoratore. Tra i colleghi è il più produttivo. I suoi datori di lavoro sono davvero stupiti per la sua dedizione. Maurizio è bravo, preciso, puntiglioso. Inoltre, non è mai in ritardo. È davvero un dipendente modello. In questo periodo Maurizio conosce Michela, una ragazza di cui si invaghisce e ben presto i due affittano una camera con i pochi soldi che hanno e vanno a convivere, per quanto possibile ovviamente, perché Maurizio è sempre in regime di semilibertà. La storia però dura poco. Nonostante ciò, Maurizio ha ancora un certo fascino e ben presto si innamora di un'altra donna, Maristella Ferri, una donna di 34 anni, madre di un bambino di 5 anni. Maurizio con la sua nuova compagna si trasferisce prima in via San Donato, a Torino, e poi nel quartiere Madonna di Campagna, sempre a Torino ovviamente. Maurizio racconta di aver visto Maristella per la prima volta nell'agosto del 1999, lui era a casa di amici, l'ha vista, ci ha parlato un po' e si è immediatamente innamorato di lei. Un colpo di fulmine, insomma. Lui però, come giusto che sia, non nasconde il suo passato a Maristella, aggiungendo però che le accuse per cui era stato condannato erano false. Maurizio quindi dice a Maristella di essere totalmente innocente e nel frattempo si lega sempre di più al figlio di Maristella. Maurizio arriva a trattarlo come se fosse realmente suo figlio. Oltretutto, tra Maristella e Maurizio non c'è mai una lite. Sono sempre tranquilli, felici. Maurizio va a lavorare e appena finisce il suo turno corre da Maristella per passare del tempo con lei, almeno fino alle 22, che è l'orario di rientro in carcere. Maurizio si sposta solo in motorino, non salta mai alcun appuntamento della giornata, è sempre in orario, anche in carcere rientra sempre in orario. Insomma, sembra che il travoltino sia solo un lontano e sfocato ricordo per Maurizio. E invece, Maurizio ha già ricominciato a colpire. Nel marzo del 1997, quando Fredda, Loredana Maccario, una prostituta che accoglie in casa i clienti. La donna abita nel quartiere torinese di San Salvario. Arriviamo al 24 maggio dello stesso anno. Maurizio strangola Fatima Didu dopo aver fatto violenza su di lei. Dopodiché Maurizio si ferma. E si ferma per ben 2 anni. Ma arriva il 30 gennaio del 1999 e l'uomo strangola con un foulard Cosima Guido, detta anche Gina, un'ennesima prostituta che riceveva i suoi clienti in casa. Arriva poi febbraio del 2001 e Maurizio colpisce per l'ultima volta. La sua ultima vittima si chiama Florentina Motok, di 20 anni. L'uomo prova a sbarazzarsi dei suoi vestiti dando loro fuoco. La donna viene trovata da un agricoltore che ovviamente chiama immediatamente le forze dell'ordine. La polizia arriva sulla scena del crimine e si accorge che l'orologio sul polso della vittima è fermo alle 16:46. È un indizio importante. Una cosa altrettanto importante è il cellulare della donna che viene ritrovato sulla scena del crimine. Maurizio non si è preoccupato di prenderlo. A questo punto la polizia telefona ai familiari, agli amici di Florentina Motok, proprio per annunciare la sua dipartita. Gli inquirenti, telefonata dopo telefonata, riescono anche a inquadrare le esatte generalità di Florentina. Nasce a Doroi, un paese a nord della Romania al confine con la Moldavia, il 5 febbraio del 1980. Florentina è anche madre di una bambina. Il cellulare della vittima continua comunque a dare indizi importanti agli inquirenti. Infatti rivela che alle 16:11 una sua amica, Michela Lux, ha chiamato Florentina. E Florentina ha risposto. Michela racconta che ha sentito chiaramente la voce della vittima urlare «No! No! No!». Poi il telefono di Florentina è stato spento. Michela racconta che anche per il resto della giornata ha tentato di ricontattare Florentina. E ha provato anche a ricontattarla nei giorni successivi,
ma senza risultato. Un'altra prova che incastra Maurizio sono proprio le sue scarpe. Infatti il luogo della tragedia è una zona boscosa e tra i ciottoli prelevati dalle suole delle scarpe dell'uomo sono stati trovati dei resti di un tipo di roccia molto particolare, ossia la peridotite. Questa roccia nella zona del Piemonte è particolarmente rara, quindi risulta strano che la suola della scarpa di Maurizio abbia la maggior parte di ciottoli di tal tipo. La polizia quindi cosa decide di fare? Porta con sé un geologo esperto che vede chiaramente il luogo della tragedia. E in effetti, proprio in quella zona, vi è per la maggior parte la presenza di questi ciottoli. Traduzione: le ghiaie trovate sulla scena del crimine sono compatibili con le ghiaie trovate nelle suole delle scarpe di Maurizio. Anche Florentina viene a mancare per strangolamento. Successivamente la polizia decide di fare un controllo sul posto di lavoro di Maurizio, chiedendo dove si trovasse Maurizio Vinghella il 9 febbraio. E la cooperativa per cui lavora l'uomo invia alla polizia una serie di documentazioni che riferivano dove si trovasse Maurizio Vinghella il 9 febbraio. Era in trasferta dal Pignano. Quindi, stando il datore di lavoro di Maurizio, l'uomo ha un alibi di ferro. Però a questo punto la polizia richiede i tabulati telefonici del telefono di Maurizio Vinghella, che sostengono tutt'altra cosa. Maurizio Vinghella il 9 febbraio di mattina non era né in cooperativa né in trasferta, bensì era a casa sua. E a questo punto i datori di lavoro di Maurizio devono dire la verità. L'uomo la mattina del 9 febbraio telefona dicendo che non sta troppo bene, non è in forze, e quindi i suoi datori di lavoro gli permettono di stare a casa. Qui però sorge un problema, perché Maurizio era in condizione di semilibertà e malato, quindi sarebbe dovuto tornare in carcere e non stare a casa sua. Questa è stata chiaramente una mancanza dai suoi datori di lavoro. Però, come vi ho già detto, Maurizio è davvero un soggetto valido, un lavoratore che di certo non batte la fiacca, anzi spesso lavori che si dovevano fare in due lui riusciva anche a farli da solo, senza l'aiuto di nessuno. Maurizio è produttivo, è sempre puntuale, non ne fa mai una sbagliata, e quindi la mattina del 9 febbraio, quando chiama per dire di non essere in buono stato di salute, i suoi datori di lavoro, pur sapendo che sarebbe dovuto tornare in carcere, gli permettono di stare a casa perché si è guadagnato la loro fiducia. Gli inquirenti, a questo punto, scoperta la dipartita di Florentina Motok, iniziano ad investigare su altri casi simili rimasti irrisolti dal 1996 e arrivano in effetti alla dipartita di Fatima Didu, una donna nata in Marocco il 9 febbraio del 1970. Viene trovata per l'esattezza dal Pignano, un comune di circa 16.500 abitanti. Il corpo viene ritrovato da dei ragazzini che ogni giorno girano in moto da quelle parti. Quindi uno dei ragazzini, ossia Andrea Magliara, appena vede il corpo della donna corre a casa dal padre ad avvisarlo, perché lui era ancora minorenne. Il maresciallo dei carabinieri di Alpignano spiega che la ragazza è stata trovata in un campo d'erba. I vestiti sono strappati e non c'è dubbio. Il motivo della sua dipartita è sempre soffocamento. L'unica cosa effettiva ed utile per le indagini è il ritrovamento di un preservativo sulla scena del crimine. All'epoca dei fatti, il profilo genetico dell'individuo emerso dal preservativo non era noto, non era neanche inserito in banca dati. Gli inquirenti hanno scoperto che il DNA del preservativo appartiene a Maurizio Vinghella nel marzo del 2001, proprio quando il DNA dell'uomo viene prelevato per la dipartita di Florentina Motok. Poi ecco che è il turno di Cosima Guido, conosciuta col nome di Gina. La donna riceve i clienti a casa sua, in piazza 4 marzo. E anche per lei c'è sempre la stessa causa di morte: soffocamento. All'interno della stanza di Cosima vi sono evidenti tracce di sangue sul copriletto, sul lenzuolo e su un asciugamano. Tutte quelle tracce di sangue appartengono alla vittima. Inoltre la donna è solita, dopo aver finito il suo lavoro, sistemarsi con dello Scottex. Nella camera di Cosima Guido vengono trovati tantissimi strappi di Scottex. E quindi vengono fatte davvero tantissime analisi su tantissimi pezzi di Scottex. Ed è proprio un pezzo di Scottex, rinvenuto in un cestino della camera di Cosima, rivela il DNA di Maurizio Vinghella. Anche appena all'esterno dell'appartamento di Cosima vengono rinvenuti due strappi di carta Scottex, con sopra sia il sangue della vittima che il DNA di Maurizio Vinghella. A questo punto la domanda che resta è una: Maurizio Vinghella è in grado di intendere e di volere? Secondo gli specialisti dell'accusa, sì, l'uomo è in grado sia di intendere che di volere, in quanto non si sono mai verificati nella sua vita episodi depressivi o maniacali. Intanto però, mentre il processo contro di lui prosegue, Maurizio prova per la prima volta a fuggire dal carcere. Prova a evadere dalla lavanderia, ma senza risultato. Riesce ad arrivare solo al primo muro di cinta. Dopodiché ecco che arriva la mattina del 2 gennaio del 2003, quando l'uomo si fa ricoverare al pronto soccorso del carcere per dolori al petto e al braccio. Nel pomeriggio, però,
Maurizio riesce a fuggire. Prende un treno per Biella, ma viene arrestato alle 22 dello stesso giorno. Maurizio Minghella è sospettato per 10 crimini, ma viene condannato solo per 4 di essi. È il 4 aprile del 2003 quando la Corte d'Assise di Torino lo condanna all'ergastolo per la dipartita di Florentina Motok e ad altri successivi 30 anni di carcere per la dipartita di Cosima Guido e di Fatima Didu. Maurizio Minghella viene rinchiuso nel carcere Poggio Reale di Napoli. Nel 2008 chiede un permesso per poter uscire un giorno di prigione, ma gli viene negato. Secondo alcuni investigatori, Maurizio è uno dei fuori di melone seriali più efferati della storia italiana. Onestamente ragazzi, io non sono d'accordo, secondo me c'è di peggio. Ma sicuramente Maurizio ha commesso crimini gravissimi e a mio parere merita l'ergastolo. Anche perché Maurizio ci è ricascato proprio mentre era in semilibertà. Insomma, il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Almeno in questo caso. Detto questo ragazzi, io ho finito di sproloquiare in questo video. Spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate della storia di Maurizio Minghella. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi e ricordate sempre di mangiare le verdure che fanno bene. Ciao ragazzi.